Dopo anni di assenza è tornata a riunirsi la consulta regionale dell'emigrazione nell'aula Siani della sede del Consiglio regionale della Campania al centro direzionale. Al termine della seduta in aula, la Presidente del Consiglio, nonché della consulta stessa, Rosa D'Amelio, insieme agli altri componenti dell'organismo e accompagnata dai consultori in rappresentanza delle comunità dei campani all'estero, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare la proposta di legge iniziativa per i campani residenti all'estero. Sono persone che le cui famiglie sono andate via da tantissimi anni dalla nostra terra, ma hanno conservato intatto l'amore per i nostri territori, si sentono pienamente americani, australiani, ma soprattutto italiani, ed è bellissimo ed è emozionante perché ci fa riflettere su come anche noi dobbiamo essere maggiormente legati al nostro paese e alla Campania. Io sono orgogliosa perché da 10 anni non c'erano più rapporti con i rappresentanti della Campania nel mondo. Ho voluto con forza che anche il Consiglio avesse un ruolo da questo punto di vista. Abbiamo fatto una norma, la Presidente del Consiglio è diventata Presidente della Consulta dei Campani nel Mondo, Vicepresidente e l'Assessore Angioli della Giunta. Possiamo ripartire. Questo è il primo incontro che abbiamo fatto con le comunità campane che vivono all'estero. L'emigrazione non è più quella di 30 anni fa. Non è quella più che crea le famiglie e non è più quella stanziale. L'emigrazione adesso è quella dei giovani. È necessario creare una piattaforma altra alla quale afferiscano sì le vecchie associazioni, ma anche i giovani che non sono aggregati perché non sono più stanziali. Dobbiamo osservare questo fenomeno però non più sui numeri, ma con le persone. Abbiamo i nostri consiglieri all'estero, non più consultori, ci tengo a ribadire questo, perché sono i nostri osservatori nei paesi lontani e devono essere anche i nostri punti di riferimento per poter aiutare i nostri giovani che vogliono avere esperienze di lavoro ma anche di studio all'estero e trovare lì una comunità accogliente.